No, grazie molte, ma prima di ricordare quello che lei a cui ha accennato il piano Beveridge, vorrei un po' commentare le cose che ho sentito finora. Intanto io condivido perfettamente il suo intervento, quello della Sanduli, eccetera, perché sono parole che avrei voluto anche sentire dai capi dell'opposizione politica in Italia. Ecco. E allora io sento un sentimento di, devo dirlo sinceramente, di vergogna per il modo come si fa opposizione in Italia in questo momento storico. Leggevo questo volantino che io approvo in ogni sua parte e appunto le chiedevo pure chi è l'autore di questo. Sì, l'autore. Ecco, però ho detto io, e quindi concordo pienamente con questa. Vogliamo fermare la proposta di Roberto Calderoli. Io questa frase non l'ho sentita dal segretario del PD o dagli altri oppositori di questo governo. Vogliamo fermare, cioè, la proposta di un signore che è vicepresidente del Senato, che si è già distinto negli anni scorsi per una legge di riforma elettorale così vergognosa che è stata chiamata Porcellum. E allora, con tutto il certo per il Porcellum, certo, i porci sono sempre più rispettati e fanno il loro dovere. Questo non fa il suo dovere, ma serve chissà quali interessi, come in questo caso con questa proposta dell'autonomia differenziata, che è una vergogna per il sistema democratico italiano. Non lo so, io vedo qui tanti amici presenti, ma non vedo il Presidente della Regione, non vedo il Sindaco. Cioè, un'occasione come questa, scusate, è privata, c'è l'iniziativa dell'amico Fabio Viferali, di tutti voi amici qua seduti a questo tavolo, ma avviene dentro il Campidoglio, alla Protomoteca, nell'assenza, tranne l'intervento di Gotor, dell'amico e collega Alberto Gotor, insomma, di autorità che dovrebbero rispondere a queste domande che noi facciamo. Se no ci riuniamo fra noi, ci raccontiamo dei nostri fatti. È già la seconda volta che io, poi seguendo anche l'amico Fabio Ferrali, vengo qui a ricordare esperienze di altri paesi, ma sono esperienze avvenute nell'ambito di una visione della democrazia. Ecco, Nicoletta ricordava che la proposta di legge di protezione sociale, che passa sotto il nome di piano Beveridge perché la commissione interministeriale era presieduta da William Beveridge, che era rettore, un economista, rettore all'università inglese, che era stato invitato da Churchill, il primo ministro, a presiedere questa commissione per elaborare un progetto di protezione sociale il 10 giugno 1941, cioè esattamente un anno dopo che l'Italia aveva dichiarato guerra all'Inghilterra, cioè in piena guerra con un'Inghilterra non ancora in prospettiva di vittoria, ma anzi il 41 era l'anno napoleonico per Hitler, che stava dominando tutta l'Europa e martellava la Gran Bretagna in attesa di uno sbarco in Gran Bretagna, martellava le popolazioni inglesi con bombardamenti terribili. Ebbene, il 10 novembre del 42 Beveridge presentò al governo un poderoso piano di protezione sociale che prevedeva naturalmente anche il problema della sanità pubblica. Vi dico le ultime parole, vi voglio leggere le ultime parole di questo progetto firmato da Beveridge, in cui parla delle malattie. Allora, dice: il prevenire le malattie, il diminuirle o alleviarne, che è lo scopo principale dei servizi sociali previsti in questo piano, sottolineo la frase, che è uno degli scopi principali. Quindi la sanità pubblica, come lei ricordava, è in cima agli interessi del governo britannico di allora, in piena guerra,
quindi non in una posizione, in una situazione tranquilla, di pace, ma in piena guerra, ma nella prospettiva della ricostruzione del dopoguerra e della pace. Quindi prevenire tutto questo sono fatti di comuni interesse per tutti i cittadini. E precisa più avanti, e tutto questo si accorda con lo spirito delle democrazie e degli ideali e degli scopi per i quali combattiamo. E allora, se io fossi deputato o avessi un incarico qualunque, io mi leverei dallo scranno della Camera per chiedere all'onorevole Maroni, alla Presidenza del Consiglio, a questo governo, se ha degli scopi e degli ideali questo governo, no? Nell'ambito di una democrazia evoluta e, diciamo, è progredita come la nostra. Questa semplice domanda: ma che scopi avete voi nel proporre il ponte sullo stretto, nell'investire soldi in apparenze ridicole, nel contrastare l'azione dei sindacati, che avete uno scopo di difesa della democrazia, di evoluzione degli ideali della democrazia, avete uno scopo di sollevare, diciamo, gli italiani dalle strettezze, quegli italiani che soffrono poi soprattutto delle strettezze economiche, dell'inflazione? Questa semplice domanda sugli ideali su cui si fonda anche un governo di centrodestra. Il governo Cerci non era un governo di sinistra. Il signor professor Beveridge non era un uomo di sinistra, era un liberale, era cioè uno di quelli che compongono anche questo governo Meloni, perché non sono tutti fascisti o legati al fascismo, ma ce ne sono alcuni che sono anche dei liberali. Ecco, su quali ideali poggiate il vostro programma di governo? Perché non lo dice nessuno questa domanda? Perché non lo so, io rimango perplesso rispetto a queste cose. Ma Beveridge dice: noi abbiamo fatto questo piano pensando che possa entrare in vigore nel 44, cioè immaginavano che la guerra potesse finire nel giro di 2-3 anni, e quindi immediatamente dopo la guerra, proprio per dare un segno della vittoria, e dopo la vittoria naturalmente prevista, immaginata, del fascismo, contro il fascismo e il nazismo, ma in previsione di una società pacifica, evoluta e democratica. Questo che ho letto io è un estratto tratto da una sintesi che venne fatta del piano Beveridge, stampata in Inghilterra in italiano, e diciamo, fu deciso dal governo di fornirla alle truppe inglesi che erano impegnate nello sbarco in Italia. Quindi è in lingua italiana, stampata nel 43, cioè nell'anno dello sbarco in Italia, perché venisse diffusa dalle truppe britanniche e sbarcate in Italia, per far capire perché si lottava contro il fascismo. Cioè si lottava, il messaggio era questo, si lottava contro il fascismo e il nazismo per restituire l'Europa alla libertà. Ma non solo alla libertà, anche alla democrazia, anche alle leggi sociali, anche a tutti i meccanismi che stanno intorno alla democrazia. Infatti, nel 1944, quando avrebbe dovuto entrare in campo il piano di protezione sociale, Beveridge fu chiamato a presiedere un'altra commissione, di cui questi sono i risultati: un volume sull'impiego integrale del lavoro in una società libera, cioè il problema del lavoro nella democrazia che veniva instaurata dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, la dimensione del piano dell'impiego integrale del lavoro è questa, ed è uguale più o meno a quella di cui questa è solo una sintesi. Questo volume fu pubblicato dalla casa editrice Einaudi in lingua italiana nel 1948, fu tradotto da Paolo Baffi, non so se questo nome vi dice qualche cosa. Ecco, Paolo Baffi fu governatore della Banca d'Italia e fu quasi sottoposto a processo dalla banda di mascalzoni presieduta, credo, da Berlusconi o da altri,
non so quali errori avesse fatto, quali, ma questo per farvi capire che il processo della democrazia in Italia è un processo difficile, complicato, enormemente necessario per il nostro paese. Quindi quando noi ci battiamo, quando gli amici qui riuniti, io stesso mi aggiungo a questi amici, ci battiamo, io non sono un medico, quindi non sono un politico, ma mi batto come cittadino perché riaprono i due ospedali più importanti della capitale. Io ho bisogno che il presidente della regione mi ascolti. Quindi io parlo al vuoto in questo momento, a un vuoto colpevole, a un vuoto criminale, perché sono anni che si batte su queste cose. E allora voglio che il mio messaggio ai cittadini, in qualche modo, di cittadino libero, in qualche modo arrivi anche al sindaco, che non può far finta di non sapere che a casa sua oggi stamattina si fa. Dovrebbe venire qui e dire sì, mi batterò pure io come sindaco per questa cosa. Io questa frase non la sento, mentre la sentivano i britannici durante la guerra. Cioè Churchill non faceva solo il segno della vittoria, ma si occupava di queste cose. Quindi non era solo un problema militare, la guerra, era un problema della vittoria della democrazia. Questo è il secondo progetto di Beveridge. Ha un epigrafe: la miseria genera odio. Questa epigrafe, ha detto Beveridge nell'introduzione, mi è stata suggerita da mia moglie perché stava leggendo il romanzo di Jane Austen e Shirley. Ascoltate come, non è uno scherzo quello che vi dico. Cioè, dal romanzo la moglie aveva ricavato l'idea che se non si interveniva subito sui problemi anche del lavoro, della disoccupazione, della miseria, della cosa, la società comincia a odiare le istituzioni. È un'idea bellissima. E Charlotte Bronte, una delle sorelle Bronte, famose romanziere inglesi, aveva individuato nella vicenda del ribellione degli impiegati nelle filande, le cose, la ribellione contro le macchine che venivano introdotte, ascoltate pure questo, perché queste macchine sottraevano il lavoro manuale e introducevano, diciamo, una disoccupazione crescente di questi lavoratori. Allora, il problema era questo, ma se tu ti opponi alle macchine ti opponi al progresso, e quindi la contraddizione anche fra gli stessi operai era questo: ma mi oppongo alle macchine perché mi tolgono il lavoro, ma le macchine agevolano pure il lavoro da fare nei telai. E allora come risolvere questa contraddizione? Non vi dico le varie risposte previste anche nel romanzo della Bronte, ma domanda a voi che siete martellati come me dalla televisione, dai talk show, dai giornalisti idioti che coprono continuamente di sciocchezze ogni giorno i giornali, il miraggio dell'intelligenza artificiale, che dovrebbe essere introdotta a vari livelli del sistema produttivo italiano per raggiungere quali risultati, quando le tecnologie ormai sono avanzatissime a tutti i sistemi lavorativi e produttivi italiani. Ma c'è l'interesse di una serie di società, evidentemente multinazionali, a cominciare da questo Musk, che è venuto pure a Roma, credo, in questi giorni, che è un cialtroncello qualunque, miliardario, che riesce attraverso l'utilizzazione di strumenti tecnologici avanzati, quindi di capitali altissimi, che invece di essere investiti in maniera produttiva vengono di organizzare viaggi planetari per i turisti. Non so se avete seguito. Questo signore è venuto a Roma, accolto benissimo dal nostro governo, non so da quale ministro, eccetera. Vabbè, io dico tutto questo perché
Perché il discorso storico che lei, ma anche Gotor ha fatto, Gotor è uno storico pure, quindi il discorso storico non deve servire per recuperare archeologicamente o come oggetti da museo, come potrebbe essere il piano Beveridge, ma per far capire che la storia dell'attuale, del nostro paese e dell'Europa è la storia della fondazione di una vera democrazia, non solo chiacchiere soltanto. La democrazia si integra con la società, si inserisce nei sistemi produttivi, nelle istituzioni, nell'opinione pubblica, anche attraverso la diffusione di idee come queste. Non è che ci sono altre idee, non è che chi vuole il sistema democratico promette ballerini e cocaina gratis alle persone, ma promette, diciamo, il necessario impegno per fare, come diceva Beveridge, di un paese che fonda su degli ideali. Ecco da qui la domanda che io, deputato eventuale dell'opposizione, porrei alla Meloni. Mi dica su quale ideale, senza ricordare Mussolini e altri, eccetera, ma mi dica su quale ideale lei si poggia, su quale ideale il ministro Salvini si poggia. Devo dire, nel proporre l'investimento ridicolo e mafioso del ponte sullo stretto, a cui nessuno si oppone, vedo ufficialmente. Ma vorrei anche dire ai sindacati, ma siete capaci di fare uno sciopero nazionale sul problema della sanità pubblica? Sul problema della ma è uno sciopero nazionale che significa bloccare veramente l'Italia, non solo i mezzi pubblici o lo sciopero dei ferrovieri o degli autisti. Guardate che in Inghilterra negli anni 20 i minatori, per far valere le loro idee, hanno scioperato per mesi, non per un giorno, 24 ore, 4 ore, come vuole il ministro Salvini, ma per mesi hanno bloccato le miniere, la produzione industriale, e hanno ottenuto i risultati che hanno ottenuto, perché il piano Beveridge proviene anche dalla tradizione dell'opposizione sindacale, dei famosi sindacati inglesi degli anni 20 e 30. Cioè la storia deve servire a qualche cosa, se no non serve a nulla. Io faccio lo storico, ma non è che trasmettendo quello che è stato fatto 200 anni fa, non so, in un paese europeo, trasmetto nulla, perché la storia è basata su cose che non esistono più. Però se vengono recuperate queste cose sul piano ideale e culturale, lo è in funzione politica attuale. Cioè lo storico deve essere contemporaneo di se stesso, contemporaneo di ciò che fa, perché la contemporaneità significa l'impegno politico soprattutto. Quindi io da questa riunione di oggi personalmente elevo un'accusa contro la classe dirigente politica italiana, sia di destra che di sinistra, l'ha già fatto lei un po' stamattina, ma chiamarli in causa, cioè dirgli ma avete capito in che sistema vivete, avete idea di che cosa significa il futuro dell'Italia? Invece sentivo stamattina alla radio, sì, fanno piccole riforme sulle pensioni, l'1% rispetto a alcune pensioni in relazione all'inflazione, poi 0,2 per altro tipo di pensione, ma che vuol dire il futuro dell'Italia tutto questo? Ma invece un bel piano di investimenti sociali, politici, culturali, e perfino la scuola è, come vedete, abbandonata a se stessa. Si parla di educazione sessuale da rimettere nelle scuole, di educazione sentimentale, ma l'educazione sociale non fa parte, l'educazione culturale dei ragazzi non fa parte, oppure bisogna stare solo pensare ai ragazzi che seguono le partite di calcio, insomma, no. La televisione italiana, la RAI è svenduta alla società di calcio perché non fa che esaltare sempre nei telegiornali le partite di calcio, il campionato, la cosa. Perché non esaltare invece iniziative culturali delle scuole, delle università? Io vengo dall'università e sento che l'università è proprio considerata nulla in un progetto anche
eventualmente ricostruzione sociale dell'Italia. Cioè la cultura non viene più interessata. Interessano i giornalisti che si truccano da storici copiando le cose che noi facciamo in ricerca di archivi di anni, e loro si piccano di essere storici, si occupano di tutto e nascondono quello che è il lavoro culturale che c'è dietro una società democratica. Detto questo, credo in fondo di aver detto tutto e di aver raccontato anche il piano Beveridge di cui lei mi chiedeva. Grazie.